We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, lo show di Radio Futura, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel Wild DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Buon pomeriggio amici di Radio Futura, ben sintonizzati sulle nostre frequenze 98.5 a Acquaviva delle Fonti, bentornati. Oggi si riprende a parlare di musica nel nostro contenitore musicale, appunto We Believe in Music. Con me, come sempre, l'appuntamento fisso del sabato pomeriggio c'è Mr. Scat. Buonasera e buonasera a te, mio caro Chicco. Hai visto che è arrivato l'autunno? Finalmente. Lo stavi aspettando, vero? L'autunno sì, io vado a gradazioni, diciamo così, un po' più basse, quindi l'autunno sì. L'inverno ho paura, quando arriverà avrò una grande paura dell'inverno. Invece adesso noto... Adesso sto, diciamo così, il mio habitat naturale. Noto con piacere che abbiamo chiuso le finestre in regia. Almeno quello. Però il nostro amico Ventilo c'è sempre. Lui lo teniamo per cambiare l'aria. Ah, ok. Cambiare l'aria. Allora, come al solito, il nostro appuntamento inizia con l'intervista telefonica. E poi l'ospite di quest'oggi è una bomba. È una bomba, ve la presento dopo. Intanto vi do i nostri recapiti telefonici: 351-888-9431 per scriverci su WhatsApp. Però ho dimenticato di salutare Angel White, che anche oggi è dall'altra parte del vetro a spingere i bottoni. Bassano? Sì. Sei tu? Non ci credo, hai recuperato sta roba. È diventata virale. Tu quando una cosa è virale. Comunque, Bassano c'è? È arrivato? Sì, adesso risponderà al telefono, va bene. Mandiamo un brano, ci vediamo dopo? No, che ci vediamo dopo? Ce l'abbiamo? Noi siamo pronti, siamo prontissimi. Anche perché ce l'abbiamo già in diretta, il nostro secondo ospite della nostra rubrica. Eccoci. Pronto We Believe in Music. Siamo qui con Francesco Bellucci, ciao Francesco. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Come stai, Fra? Tutto bene? Io so che sei a lavoro oggi. Una giornata sarà una giornata di lavoro. Sì, bene, voi come state? Tutto bene, tutto molto bene. Tutto molto fresh oggi. Tutto molto fresh oggi. Ciao Francesco, piacere di conoscerti e benvenuto. Ciao. Su Radio Futura. È un piacere mio. Francesco, ma tu nella vita cosa fai? Il carpentiere. Come, scusa? Nella tua vita cosa fai? Ma guarda, a dire il vero, ho fatto tantissime cose. Ultimamente mi sto dedicando praticamente solo alla musica. Però l'ultima cosa che ho fatto, io sai, sono di Modena e facevo l'aceto balsamico. Ah, spettacolo, guarda, una cosa meravigliosa. Che cosa buona. Allora, ritorna sempre il solito discorso. Sai, noi qui in Puglia abbiamo l'uso, no? Quando si va ospite da qualche parte, si dice che bisogna bussare con le gambe, con i piedi, perché le mani devono essere impegnate per portare a portare qualcosa. Quindi non lo sapevo, bella questa. E come no, è un'usanza dalle nostre parti, quando si va da qualche parte è così. Quindi te adesso ci mandi una bella confezione di agito. più tardi magari ti lasciamo l'indirizzo della radio, dai. Volentieri. Scherzi a parte, siamo qui per presentare il tuo nuovo singolo, che è, diciamo così, un singolo molto caldo, va dal titolo del tuo nuovo brano 20 litri di benzina, giusto? Ci vuoi raccontare come mai questa canzone, come mai questo titolo? Guarda, ti dico una cosa molto personale. Il brano è colmo di rabbia, di sentimenti anche molto negativi, no? Ho passato un momento di grande rabbia. Io credo che sia una cosa che possa succedere più o meno a chiunque. Poi ci vuole l'onestà intellettuale, capito, di ammettere di pensare certe cose, oppure di essere buonisti e dire no, io certe cose non le penso. Io scrivendole sono riuscito in un certo senso a convertire, no, questa sensazione così negativa in qualcosa di costruttivo, di positivo.
Intanto scrivere, quando si parla di dolore, scrivere il dolore, la rabbia, no? Ti permette di metterlo a fuoco e quindi di capirti anche, di capire te stesso anche meglio. Insomma, è stato una... non è piacevole, capito? Però è colmo di queste cose qui. Poi purtroppo la prima cosa che passa ascoltando il pezzo è proprio il discorso di dar fuoco a tutto, no? In realtà dentro c'è un altro, c'è tutto un mondo, non è solo questo. Quasi una forma di protezione, diciamo così, utilizzare la benzina ma al tempo stesso proteggere le cose a te più care. Esatto, esatto, io esatto, proprio questo. Poi io, guarda, cerco, ho cominciato a scrivere perché la scrittura la vedo come l'unico modo che io ho a disposizione per conoscermi meglio, per guardarmi dentro, no? E quindi se lo fai lo devi fare con sincerità, se lo fai senza questa visione non è inutile farlo, per come la vedo io. E quindi quando hai anche sensazioni del genere, tipo la voglia di dar fuoco a tutto, se sei sincero bisogna che lo scrivi. Hai capito? È un pensiero profondo, io, e lo accolgo volentieri, sai, lo faccio anche mio, mi guarda, piace. Bello, sì. Ti seguo a ruota. Mi fa piacere perché, guarda, mi sono accorto che con l'uscita di questa canzone in tanti mi hanno frainteso, non hanno capito bene questa cosa qua. E invece, secondo me, è una cosa molto positiva, non è negativa. Certo, no, mi no, fa no, piacere che tu la apprezzi. No, no, assolutamente, la condivido in pieno e mi piace il tuo pensiero. E appena ascolterò il brano, perché non ho avuto modo ancora di ascoltarlo, però sono sicuro che adesso lo ascolteremo in onda, in diretta, subito dopo la tua intervista, credo che ne farò uso sì, come... sì, guarda molto. Invece io che l'ho ascoltato, però, Francesco, ti devo dire, ci sono molte sonorità rock, permettimi, anni 60, anni 70, quindi anche un po', diciamo così, ci hai messo un po' anche la rabbia di quegli anni. E guarda, sì, l'hai colta in pieno. Devo dire che io ti dico, secondo me non è una cosa negativa, anche questa cosa qui la prendono, no, certo, delle critiche me la mettono giù in maniera negativa, nel senso, sa di vecchio, no? Va bene, però comunque cioè, quando dici certe cose c'è bisogno anche di un suono, hai capito, di un certo tipo, certo, e certo. Io non sono di sicuro quello che va dietro alla moda, perché bisogna andare dietro alla moda. Beh, Francesco, quindi... diciamocelo chiaro, se la trap è la novità, io per primo preferisco rimanere indietro. Ah, sì. Ma guarda, ti dico, guarda, io invece non mi sento di dire una cosa del genere, perché, nel senso, non ti voglio contraddire, non è... mi piacciono tutti i punti di vista. Io trovo che comunque andare avanti, anche sperimentare, sia il sale, no, dell'arte. Però diciamo che ci deve essere il contenuto. Il problema della trap, secondo me, non è tanto il suono, ma è il contenuto. E allora lì sono d'accordissimo con te che se quello lì deve essere la novità, preferisco tornare indietro, nel senso che tutta questa autocelebrazione, io ho la macchina più grossa, l'orologio più bello, ho più soldi, insomma, non è la vita, capito? Non è certo. La vita, non è la verità. Certo, e a me certo. Non interessa tutto quello che non è la verità, quindi se è questa la novità, preferisco stare indietro, sì. Guarda che Francesco, mi stai stupendo quest'oggi, sai? Hai visto. Cioè... tra Francesco c'è feeling. tra i Francesco. Vabbè, ragazzi, avete creato il trio perfetto. Avete creato. Allora ci torniamo a sentire anche un'altra volta. Ok, ovviamente, no. Noi te l'abbiamo detto. Ormai noi ti abbiamo dato l'input alla pugliese. Noi ti aspettiamo anche qui a Bari, però come ti ha detto il mio, guarda, caro collega Chicco, l'importante è che bussi, guarda, con i piedi. Io spero, guarda, se vengo, io spero di venire, perché sapete, stiamo vivendo un momento che è un periodo, secondo me, che sembra di essere nel Medioevo. Io non, ovviamente nel Medioevo non c'era nessuno di noi, però è un momento tristissimo questo, perché si fa molta fatica a portare in giro per l'Italia un progetto originale. Io mi sto impegnando molto e spero di riuscire a venirci. Se ce la faccio sarete i primi a cui vengo a bussare coi piedi. Oh, vedi? Applausi. Vedi? Ci piace grande, questa cosa. Grande Francesco, ti aspettiamo a braccia aperte. Allora, grazie. Quando poi, Fra, ci dici anche quando, se c'è già una data per l'uscita del tuo secondo album, che si chiamerà Situazioni Sconvenienti, dove appunto ci sarà questa traccia, 20 litri di benzina? Assolutamente sì. Allora, guarda, purtroppo non ti riesco a dire una data perché è ancora tutto molto in fase work in progress. No, in realtà il disco è già finito, però
rispetto, guarda, sto seguendo proprio tipo, non so come dirti, l'intuito, no? Come viene, quello viene, che respiro, no? Nell'aria, anche questo non ti so ancora dire una data, insomma, ci sto ragionando. Ci stiamo però lavorando, sicuramente, no? sì, magari ci facciamo il regalo di Natale, facciamo così. Va bene. Intanto, Francesco, diamo i tuoi indirizzi, i tuoi contatti, magari la gente ti raggiunge sui social, perché indubbiamente ne fai uso, non potrei credere. Assolutamente. Allora sono sia su Facebook che su Instagram. Io ti devo dire, in realtà non ho un bel rapporto con i social network, però insomma li uso, sono presente. Vabbè, oggi sono quasi indispensabili per farsi conoscere, farsi notare. Assolutamente. È un ottimo utilizzo. Perché? Sì, però preferisco sempre un rapporto, ad esempio anche adesso, no? Questa telefonata, ci stiamo parlando, no? Sì. C'è un'interazione che non è con uno schermo, capisci? Io preferisco sempre, quando è possibile, un faccia a faccia, no? È molto più... è più vero. Come no, assolutamente sì, no, condivido pienamente, perché sono un po' all'antica anch'io, e il social fino a un certo punto, dico all'antica perché uno che la pensa in questa maniera è considerato un po' vecchio, no? Come sì, dicevi tu prima, sì. No? Come dicevi prima tu, sì. Alcune sonorità ti possono dire, ma sa di vecchio, vabbè, però... Io credo che sia arrivato il momento. No, Francesco, non abbiamo sentito gli indirizzi. No, non ce li ha detto. Facebook. Se lo dobbiamo scoprire. No. Scusa. No, l'indirizzo, tu scrivi Francesco Bellucci, mi trovi subito. Ci sono solo io. Ok, quindi su entrambi i social li troviamo in questa maniera. La traccia è già online, è in digitale, la possiamo. Sì, assolutamente. È uscita il 20 di settembre. Già su tutti i vari Spotify, tutti i servizi di streaming e digital store. C'è okay. Anche il video su YouTube, ricordo bene. Allora, il video su YouTube esce domani a mezzanotte. Ecco. Uno spoiler. Però l'abbiamo domani visto e l'abbiamo già visto su All Music Italia. Esatto, sì, l'avete visto su All Music Italia, perché mercoledì scorso era in anteprima su All Music Italia, però sul mio canale di YouTube esce domani a mezzanotte. Devo dire, con una macchina davvero carina, sempre una macchina che ci riporta sempre agli anni 60, agli anni 70. Esatto. Hai visto, Francesco, preparatissimo il nostro scat. E allora io direi di ascoltarci in diretta qui su Radio Futura il brano di Francesco, 20 litri di benzina, e ci salutiamo, Fra. Ti ringraziamo per questa piccola chiacchierata, è stata veramente carino sentirti. E anche per me. Spero di rivederti in persona da queste parti. Con l'aceto balsamico. Spero di venire presto a bussarvi coi piedi. Oh, siamo felici. Piccoli pugliesi crescono. Vabbè, se veniamo noi a Modena, magari veniamo con il pane e la cipolla. molto volentieri. Sono i prodotti tipici dei nostri paesi, che sono Altamura e Acquaviva delle Fonti, voglio dire. Va bene, Francesco. Facciamo uno scambio. Certo, come no. Va come bene. No. Grazie mille, Francesco, alla prossima. Grazie a voi, grazie a tutti, ciao. Con 20 litri di benzina brucio la tua casa perfetta, ci carbonizzo il suo divano, do fuoco a tutto quello che amo, alle tue borse della spesa, anzi a tutto il supermercato, alle sue scarpe di alta moda. Brucio tutto quello che mi consola con 20 litri di benzina, do fuoco a quella tipa che se la tira, basta dire che era una strega come faceva la chiesa. Con 20 litri di benzina brucio la tua macchina nuova, accendo il Parlamento, chi è fuori è fuori, chi è dentro, affondo una nave da crociera, ti lascio vivere da sola, do le fiamme la banca in centro, con tutti i miei soldi dentro. 20 litri di benzina, non è mai buona la medicina, ci polverizzo una biblioteca, ci lavi la vetrina.
con 20 litri di benzina, testa o croce, ospedale o scuola, ravvivo il fuoco che ormai si è spento, a bruciarsi si fa presto, peperoncino in discoteca, giochi col fuoco poi piangi se brucia, incendiavo la banca in centro, con tutti i miei soldi dentro, 20 litri di benzina, con disco di salata brucia la cucina. Ho bruciato tutto quello che c'era, mi amo no stasera. Ciao mamma, guarda come mi divento. A bruciare la vita, a bruciare tutto quanto. Ciao mamma, guarda come sono contento. Brucio le tappe, sento il fuoco dentro. Welcome back Radio Futura, bentornati amici, vi ricordo che state ascoltando We Believe in Music, Kiko Voice, Scott, Angel White, dall'altra parte del vetro abbiamo... What's up ladies and gentlemen? Abbiamo appena ascoltato il nostro Francesco Bellucci con il suo ultimo singolo 20 litri di benzina, la nostra nuova proposta nella rubrica We Believe in Music. Io l'ho segnato sul calendario, se non viene con una buona quantità di aceto di Modena... Però io voglio la glassa, non l'aceto. La glassa? No, sì. l'aceto. La glassa di aceto balsamo. Va bene, allora facciamoci, dopo lo richiamo, facciamo dopo tutto l'ordine. E invece è arrivato il momento adesso di presentare il nostro ospite. Oggi abbiamo il piacere, nonché l'onore, di presentarvi una grossa personalità delle nostre parti. Queste sono... le persone che portano avanti il nome della Puglia in tutta Italia e non solo. Già. Non lo sapevi? Hai letto un po' il CV? Ho letto il CV, è proprio è lungo. Ha fatto un sacco di roba. Signore e signori, mi serve un bel applauso perché qui c'è Cinzia Clemente. Benvenuta. Buon pomeriggio, ben ritrovati dopo tanto tempo. L'onore di essere in un'emittente radiofonica è veramente emozionante. Ce l'ho fatta a riportarti. Mamma mia, un microfono dopo tanto tempo. L'emozione della diretta radiofonica, ecco, più che altro è questo. Ce l'ho fatta a riportarti. Sì, sì. È stata dura perché in mezzo ai suoi 10 milioni di impegni ho detto: Cinzia, trova in agenda un'oretta da dedicare alla radio, perché la gente vuole che tu torni in radio, o sbaglio? Sì, diciamo che c'è anche una trattativa con un emittente che mi sta corteggiando da un po'. Vuoi però... fare il corteggiamento, Angel White? Angelo, corteggio. E corteggiare anche tu? Vediamo un po'. In base... Tu sei un paraculo. Io, ragazzi, vi ringrazio per questo invito, anche perché, come giustamente dicevi tu, Chicco, il mio Chicco, c'è sempre anche una questione di correttezza professionale nei confronti di chi ti segue. Quindi io ho dovuto lasciare la radio perché fondamentalmente, seguendo il teatro, seguendo quello che è il cinema, ci sono altre priorità. Certo. E quindi non puoi essere più nelle case di tutti quanti gli ascoltatori tutti i giorni. E quindi, per una correttezza anche nei confronti dei colleghi e degli amici, di chi ti ascolta, non puoi essere più una voce quotidiana. E la stessa scelta che ha fatto Antonio Gerardi, per esempio, infatti abbiamo ne parlavamo insieme. Prima. Sì, sì, sì. Sono scelte che si fanno, poi chissà, vedremo, non si sa. Perché la diretta è una cosa, registrato, cioè io potrei registrare qualsiasi trasmissione, però non sarebbe mai la stessa cosa, appunto, di interazione con chi ti manda i messaggini. Per esempio, infatti, devo salutare subito, eccolo, il mio primo ascoltatore preferito, che poi tra l'altro è il mio collega Lorenzo Cappiello, che non sta, a dispetto del suo cognome, è di Torino. Sì, sta girando
girando il mondo, abbiamo fatto insieme diverse edizioni del Festival di Sanremo in sala stampa, abbiamo condiviso veramente dei momenti molto belli. Ha svelato la prima cosa delle sue opere, una cinesi. Cosa da niente, una cioè, cosa da niente, cioè, la così, sala stampa là, la sala stampa di Sanremo, cioè, l'abbiamo già svelata. Salutiamo anche noi Lorenzo che continua a scriverti e dice che Cinzia sei la queen di Puglia. Yeah. Ma bisogna vedere in che ambito, in che contesto, però diciamo va bene, campo, ma la queen campo. È la queen, è sempre la queen. Vabbè. C'è la queen più famosa di me che è Rosana Iannaccone, the queen di Radio Kiss Kiss all'epoca, eccola, adesso eccola. Radio Marte. Un'altra spoilerata. Come farci sentire inutili? Ma dai, tum, no. Tum. Di solito, no, vedi, no, oggi ragazzi, ho portato una... Sì, perché Cinzia, dovete sapere, nel suo curriculum vanta anche di aver... Una cosina da niente. ...militato negli studi di Radio Kiss Kiss. E non la sì. Kiss Kiss di... Cioè, la Kiss allora, Kiss... Allora, Cinzia, faccio... Non la Kiss Kiss da do. Non la Kiss Kiss da do. Che dalle nostre parti Kiss Kiss sarebbe un'altra cosa. Questa roba qua. Questa no? Roba qua. Tradotta, questa e roba poi qua. Il napoletano si avvicina, no? No, il napoletano è... Che stacca. Allora io ricordo Cinzia nel periodo di Radio Kiss Kiss, quando la frequentavo, che parlava anche un po' di napoletano, perché ed è stata la mia fortuna, coinvolta, tra l'altro. Lei trasmetteva da Napoli, dalla sede di Kiss Kiss Napoli. Eh sì, ma non parlavo in napoletano in radio. No, in radio no, in radio, in radio no. In radio no, però tra noi, tra le nostre sì. Serate conviviali, insomma, ci sfuggiva l'intercalare. Sì, voglio, sì, sì, la scossa da... vabbè. Vabbè, ma perché? Voi dovete sapere che noi siamo amici, quindi dipendentemente dal fatto che poi ognuno faccia un proprio percorso professionale di vita, è normale, cioè chi si sposa, chi fa i figli e chi invece decide di sacrificare anche queste cose per il proprio lavoro, e quindi io... Certo. Nella seconda parte, no, sono nel secondo gruppo, e diciamo comunque l'amicizia rimane. Come anzi, no? Se non dovessero rimanere questi rapporti, secondo me siamo delle persone povere internamente. Brava, quindi brava. Saremmo veramente dei poveretti. Delle e invece nullità. I grandi artisti, e lo posso confermare con mano, toccando con mano, sono tutte persone molto alla mano, molto umili, molto disponibili. Bella, quindi. Bella questa cosa. E io voglio rimanere sempre così. Io sono famosissima. Scherzo, famosissima. Adesso ci arriviamo, perché Cinzia, attrice, cantante, ballerina, presentatrice, infatti speaker radiofonica. È stato in difficoltà a scrivere il post, diciamo così. Noi nel nostro piccolo facciamo tutto. Quindi facciamo gli speaker, facciamo i registi, facciamo i fonici, facciamo anche i social media manager. Ecco. Quando Chico mi è... Chico, devo dirtelo, devo essere sincero, dal primo giorno che abbiamo cominciato a pensare a questo format, ha detto deve venire almeno una volta Cinzio. Sì, sì, infatti mi ha stalkerato per un po'. Ha fatto bene. Però gli ho detto, tesoro, vediamo, settimana per settimana. Lui mi ha buttato così un curriculum, ha detto, queste sono le cose, le piccole cose che fa Cinzia. Ha detto, mo che scrivo? Niente. Lascio no. Il mattone o... No, ragazzi. Invece adesso sentiremo dalla sua voce tutte le esperienze, il bagaglio che porta con sé, e noi abbiamo il piacere qui in questo contenitore, in questa ora e mezza di chiacchierata, che la ritengo, sì, la sì. Voglio definire così, presentare a chi ci ascolta le nostre eccellenze, perché di questo stiamo parlando, ragazzi. Ad Altamura non mi hanno ancora intervistata come eccellenza altamurana. Hai visto? Ah, hai visto? Ti dovevo portare alla città della cipolla. Che poi siamo a metà fra la cipolla e la zampina, quindi ecco. Facciamo vedere cosa buona in mezzo. Ci buttiamo il pane. In mezzo il pane. Il vostro pane, siamo proprio a posto. E abbiamo fatto la cena ideale. Ah, no, andiamo sempre. Sta senza panzina. questa mi piace. Sta senza panzina. Non ti preoccupa. Poi ce n'è una che ho in testa, però non lo so se si può dire. Vabbè. Ma però questo, stai senza panzina, si può si dire. Si può dire. Siamo ancora allora. Nella decenza pomeridiana. Ok. Allora, Cinzia, come tutti gli artisti che vengono da noi a parlare di loro, abbiamo chiesto di portarti dei brani da ascoltare, sì, che in qualche modo rappresentino la tua carriera oppure il tuo modo di vivere, il tuo essere. Il primo brano è quello di Michael Jackson ed è Billie Jean. The floor and around.
C'era Angel White dall'altra parte del vetro che stava scatenando il classico passo che toccava il pacco. Pacco era il tramonto. Eccola che arriva Cinzia. Eccola, eccola. Io ricordiamo i nostri amici We Believe in Music, Radio Futura. Potete mandare i vostri messaggi, le vostre note vocali ed eventuali domande alla nostra ospite, perché è un contenitore di tanta roba, al 351-888-9431, il nostro WhatsApp. Cinzia Clemente con noi quest'oggi qui su We Believe in Music. Hai scelto come primo brano Michael Jackson e Billie Jean. A cosa è legato e perché la scelta di questo brano? Allora, Billie Jean e soprattutto Michael Jackson fa parte di quella che è stata la mia adolescenza. Quindi la mia adolescenza è legata a personaggi come Madonna. E quindi qua si svela un po' l'età, ecco. Più o meno, ecco. Quella generazione lì, quasi A che a me piace quasi. Madonna, ma mica c'ho l'età no, tua. No, dico che quasi n'ta. Sono quasi sugli n'ta, no? 50, sono quasi là, quindi diciamo sono in quella fascia di età che si ricorda ancora Madonna che andava in giro facendo like a dance. E quindi sono stata un po' l'emulatrice proprio per la danza, appunto. Mi è stato molto diciamo come punto di riferimento Michael Jackson e Madonna sono stati dei miei riferimenti quando facevo danza, e quindi bello. Nella mia adolescenza hanno segnato parte appunto della mia formazione come ballerina. Però vedi, come riferimento Scott, Michael Jackson mica ha detto sfere e basta, cioè, vabbè ragazzi, ma allora the new generation, la nuova generazione ha dei nuovi riferimenti. Sì, ma domani si potrà dire di avere come riferimento sfere e basta. Ma ragazzi, la Dark Polo Gang. Allora, io non... Schier. Non faccio... Stupida Bibi. Però. C'è la Mara che è amica di entrambi, comincia la festa. Il punto è questo, che ogni generazione... Magari... Allora, fate un momento mente locale. Io ieri stavo scegliendo i brani, stavo per scegliere un pezzo dei Queen, però poi ho detto vabbè, poi entriamo troppo nella retorica dell'epoca eccetera, però ecco. Penso che Michael racchiuda un po' quell'epoca lì. Anche i Queen quando sono usciti come prima volta sono stati ascoltati con titubanza, sì. Anche se comunque Freddie Mercury e tutto il resto della band sono dei signori musicisti. Insomma, cioè mica Fred cantava con l'autotune, perdonami. No, io sto parlando proprio di dello scetticismo che in quell'epoca portava comunque a guardare con sospetto questi nuovi esperimenti, perché era appunto sperimentare nuove cose, cioè addirittura la musica classica, innuendo è il massimo dell'opera classica, l'opera lirica inserita in quello che è un contesto. E quindi la gente diceva ma sì, ma questi sono pazzi, no? Pazzi, quindi i Queen sono stati considerati dei pazzi all'inizio e invece sono diventati l'idolo delle masse proprio perché hanno fatto delle scelte diverse. Io dico rispettiamoli sti ragazzi, Achille Lauro, tutta questa generazione, perché magari fra 5 anni o anche fra 2 anni ci stupiranno perché decideranno di cambiare completamente di andare genere, via proprio dal panorama musicale, o decidono di lasciare completamente. Però io sostengo Achille Lauro perché tra l'altro è anche un prodotto di un mio amico, Angelo Calculli. I love you Angelo. Hai visto? Quindi... ci ha agganciato ovunque. Però sì. Di Achille Lauro, se mi permetti cara Cinzia, sì. Ha avuto anche il piacere, anche lui ho visto, di cambiare non il solito trap, ma aggiungere delle sonorità al suo sound.
Sì, quindi ma aggiungere lui un tocco ricorda... di rock. Lui mi ricorda molto la musica new wave che io ascoltavo negli anni Ottanta. Cioè Achille è proprio lanciato in quel genere lì. Quindi la nuova generazione di ventenni, la musica che ascoltavo io, magari quella new wave non la ricorda, Cure, quel genere là, questo cantato un po'... Che bello. Cioè Robert Smith cantava così con quel... Hai nominato i Cure, cioè, ragazzi, cioè, cantava con quel... quasi non una lagna, però sai... C'è Lorenzo che fa dei gestacci, Aveva un modo di cantare un po' particolare, no? Che all'inizio anche loro i Cure, ma chi sono questi? Questo vestito con la faccia truccata di bianco. Però hanno portato proprio un filone su cui appunto si è costruita la musica, dei pilastri musicali. Io... che poi... voglio prendere questo consiglio e non parto prevenuto. Diciamo. Ma anche lì avevamo, di attendere, avevamo no? dei brani bellissimi. E anche la cacca, diciamo. Se anche lì c'era. Allora, quasi quasi da domani io prendo le mie 5 euro e comincio a buttarle così. Perché le 50 non me le posso permettere. No, almeno no. Le 5. Vabbè, quello purtroppo è lo status symbol che è stato creato dalla nuova generazione, cioè la nuova generazione che vive in questa fiction. Perché fiction. Sì, vivono in una fiction. Vero. Si fanno le foto su Instagram alla ricerca spasmodica di like. E quindi questo è ciò che abbiamo creato noi della mia generazione. Quindi io do colpa ai anti-anni che hanno dei figli. Dobbiamo aggiustare i microfoni. Intanto si e quindi diamo le responsabilità più che le colpe a quei genitori che non hanno saputo dare dei valori a dei ragazzi che magari a 14 anni magari. Sì, si divertono, vabbè. Però quelli un po' più grandi che non avvertono l'unione della famiglia e quindi l'affetto familiare, il rispetto dei genitori e quindi vanno lì e dicono: mamma, io voglio per forza quelle scarpe, se non mi compri quelle scarpe io mi ammazzo, no? Perché molte volte fanno anche questo tipo di ricatto morale. I genitori stanno lì preoccupati, cioè, ma anzi, mai succede, questo mo mi fa una cacchiata. E capisci? Quindi uno corre ai ripari e accontenta. Purtroppo siamo arrivati a questo. Mentre se quando noi bambini diciamo: mamma, io voglio per forza. Guarda che io sono buono e care, non esageriamo. Ecco, esattamente. E soprattutto in italiano perfetto: c'è chi è chiano tu? C'è chi è cave tu? E guardavi la mano e dicevi: no mamma, non mi serve. E poteva partire. Sono a posto così, grazie. Poteva partire anche la ciabatta di tavola. Poteva partire. E quindi dice: non piango neanche. Quindi niente. Non ci prova. Allora, noi... ti interrompo un attimo. Abbiamo il tassativo. Andiamo in pubblicità. Facciamo un caffè. Ritorniamo tra poco. E adesso la pubblicità. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17 We Believe in Music, lo show di Radio Futura, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel Wild DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Why?
Ed eccoci ritornati dopo la pausa pubblicitaria. Abbiamo ascoltato subito l'altra proposta della nostra ospite Cinzia Clemente. Vi ricordo che state ascoltando Radio Futura 98.5 da Acquaviva delle Fonti e dintorni. Il nostro raggio di copertura aumenta sempre più, aumenta sempre più, aumenta sempre più. E invitiamo gli amici che ci ascoltano nei paesi vicini a contattarci. E vi ricordo che ci troviamo in via Calabria, lotto numero 6, ad Acquaviva delle Fonti, nella zona industriale. Se venite a portare due paste, due cose. Anche voi come teniamo. L'amico di Modena, spingete la porta coi piedi. Ovviamente, ovviamente. Da buon pugliese. Da buon pugliese. Allora, Cinzia, i Duran Duran è un brano che hai proposto tu, sì, di ascoltare. Ti faccio piacere riascoltarlo, per quale motivo? Innanzitutto perché anche loro sono stati considerati una boy band che sicuramente in declino, una roba che funziona poco, non funzionerà, e invece stanno festeggiando tipo 40-50 anni di carriera, cioè qualcosa. Tornando al discorso di prima, cioè, di manco prima. Per farlo apposta. Ah, e poi c'è stato un momento veramente, sempre nella mia adolescenza, che io ero la fan numero uno dei Duran Duran. Cioè poster in camera. Lo ammetto con tutta me stessa, tanto non c'è niente di cui vergognarsi, perché poi tutte le nostre esperienze di vita servono anche a rapportarsi con la nuova generazione, certo, e capire perché loro hanno queste dipendenze fra virgolette dai poster, le cose. È bello. Vabbè, anche fa perché parte... il frontman di Duran Duran, perdonami, era un... Simon. Era un Simon Le Bon, era. Sì, ma era un piace... mio colone, ma va, chiamavamo così. C'era John Taylor. Una delle poche con le quali non piaceva Simon Le Bon. Io sono stata la fan numero uno dei Duran Duran per John Taylor, infatti ho seguito tutte le sue produzioni, poi con i Power Station ho fatto le altre cose, no? Ecco. E non vi posso descrivere che cosa è successo quando nel backstage di un festival bar in Piazza Plebiscito, ero a Radio Kiss Kiss Italia, e mi è stato detto: vai a fare delle interviste, visto che tu sai parlare in inglese, ci puoi portare anche qualcosa per il network. E mi sono trovati durante una... No. Cioè, l'apoteosi, no? Tu eri in estasi. Sì, volevo piangere, vi giuro. Per me è stata un'emozione grandissima, anche perché ho seguito i loro concerti. È ovvio che lo vivi in maniera diversa, in maniera matura, hai 30 anni, la certo, vivi in maniera diversa. Però è stato come ritornare ragazzine, come dire no? Che bello, che figata, intervisto i miei Ma miei hai amici. Intervistato sì, il sì, tuo sì. Pargolo? No, vabbè, erano là, intervistavi tutti, non è che intervisti uno sì, uno no. Che figata, ragazzi. Ragazzi, sono veramente euforico. E quell'anno c'era anche Mariah Carey. Mariah Carey, e, insomma, abbiamo tirato su delle belle che interviste. Che bello, cioè, vedi, questo lavoro ha anche queste facce belle. In realtà il lavoro dello speaker è un bel lavoro, no? Sì, sì. Però... qui da queste parti, sai, è un pochettino difficile emergere. Guarda, se la Dell'Ellis ha scritto un libro, oggi lo scrivo anch'io. Come sentirsi impotente in una nullità. Dai, la... grazie. Ecco, grazie. Ma perché stai facendo la trasmissione con me? No, assolutamente, io ah, sono no, onoratissimo perché... No, perché piccino, mi dispiace. Sono onoratissimo di avere te come ospite nel mio piccolo programma. Ma mi sento io veramente... No, no, no. Ne nulli te, che li no, te, fate di te. Ma no, ragazzi, ma avete una strada davanti, guardate. Allora, c'è da dire anche che non c'è un'età per cui si emerge. Certo. Anche perché noi siamo ventenni, tutti e due. Io sì. 20 anni. Io 21, va. Io 2. A me è successa una cosa spettacolare perché diciamo la mia visita a Napoli è stata in due tempi, la prima per come insegnante di danza, e in quell'epoca io frequentavo Radio Kiss Kiss come fidanzata di uno dei tecnici, quindi ero amica di Pippo Pelo, quindi io vorrei ufficialmente decretare la colpa della mia presenza su Radio Kiss Kiss Italia a Pippo Pelo, perché è stato lui che ha detto: ma tu stai facendo radio ancora? E stavo in una emittente di Gravina all'epoca, e io dissi: sì, vabbè, figurati se mo mi chiamo, sì, mandami una demo, mandami una demo, sai quelle cose, sì, vabbè, buono. E invece mi chiamò. Fu bellissima questa telefonata, perché vi ricordate quei telefonini di cacca che avevamo una volta, no? Che non ti facevano vedere chi è che ti chiamava, non ti chiamava. E io rispondo alla chiamata, faccio: pronto? E sento la mia voce registrata dall'altra parte. E dico: vabbè, questo chi è un maniaco, mi sta facendo questa telefonata. Quel disgraziato di Pippo, che io adoro, mi fa:
ti sei riconosciuta Clement. E io, sì, chi è? Pippo. Sono Pippo, Pippo. Senti, sei libero per venire a Napoli a fare un provino? In che senso? Cosa? Così. Un attimo, controllo in agenda. No, vabbè, lì rimasi proprio lì. E poi sono stata fortunata, ho incontrato Antonio Niespolo, ho parlato con lui. Poi subito, subito mi hanno fatto il contratto a Kiss Kiss Italia. Sono stata lì per 3 anni e mezzo. È stato veramente bellissimo. Che bello. Io ricordo, all'epoca io lavoravo in uno studio di registrazione, no? E ricordo che Cizia aveva l'appuntamento con le registrazioni. Veniva il sabato. Sì, ogni 15 giorni. Ogni 15 veniva a registrare in questo studio. I vari programmini che poi giravano e... l'oroscopo del giorno. Wow. Toro. E andavo avanti così per diverse. Lì ho conosciuto Cinzia, ho avuto modo di conoscerla. È stata nell'ambito, nel contesto che conosciamo noi due, una bella esperienza e una bella conoscenza che ad oggi continua a fruttare. Sì, ma ecco, questa è una delle motivazioni. Io quando racconto queste cose non è perché voglio vantarmi di quello che ho fatto, ma perché voglio far capire alle nuove generazioni che non c'è una strada precisa da seguire per poter arrivare a un network o un'emittente grossa. E ti capita? Ti capita, perché in quel caso Kiss Kiss Italia era un momento di quiescenza, quindi stavano ricercando nuove voci e che fossero gradevoli nazionali. Cioè, per me Kiss Kiss Italia è stato veramente, cioè dal niente, cioè dall'emittente piccina, certo, essere lanciata. Infatti io non ho fatto la traversata delle altre emittenti più grosse che abbiamo qua in Puglia. Forse sono l'unica voce pugliese che è andata in un network senza aver fatto il giro a botta de culo. Cioè... Ciao, Pippo, grazie. Diciamocelo pure. Grazie, Pippo. Allora si va di musica, ascoltiamo un brano, ci vediamo tra poco, non me ne andate.
chiama Radio Futura, si chiama We Believe in Music, Scott ed Angel White, che con voi si è sottoscritto, e questo pomeriggio l'ospite d'eccezione, Cinzia Clemente. Cinzia, come stai? Bene, bene. Ti sta piacendo questa... Sì, ma mi sta divertendo un sacco. Scorribanda tra, sì, sì, tra due poveracci della radio. No, ma anche perché così avete scoperto ufficialmente che il mio fan numero uno si chiama Lorenzo Cappiello. Mi sta scrivendo delle cose meravigliose, grazie Lorenzo. Lorenzo, lo ringraziamo perché è rimasto collegato dall'inizio. E continua a lasciare commenti e poi ovviamente lo ringraziamo, sì, per questo. Sì, sì, sì. Lorenzo, se vuoi lasciarci un messaggio vocale, ti do il nostro recapito: 351-888-9431. Così ci mandi pure un saluto e lo ascoltiamo in diretta, magari, se ti fa piacere. Ma allora, magari mi puoi fondare il mio fan club. Cioè, è arrivata anche l'ora. Il mio fan club, cioè, mo adesso partono sui social, no? Cinzia Clemente fan club, fan page. No, vabbè, dai. Da tutta Italia e non solo, con la Z. Ma chissà, potrebbe succedere. Ma noi ce lo auguriamo. Ma poi, tra l'altro, vabbè, tu sei una persona umile, questo ho avuto modo di scoprirlo conoscendoti. Non è vero, perché io me la tiro tantissimo. Sì, dopo aver lasciato il suo drappo d'oro fuori. Sì, dal... infatti ho lasciato i miei cavalli con la carrozza là fuori. No, il cavallo ce l'abbiamo noi. Il cavallo ce l'abbiamo anche noi. Dopo ti facete la nostra mascotte, appena stiamo in pausa. È un cavallo. È un cavallo vero e proprio. Ma sei nella città della cipolla, e vuoi caccio cavallo, scusa. Almeno funziona così, no? Vabbè. Allora, continuiamo un po' a parlare di te, Cinzia. Mm-hmm. Oggi sei l'artista principale. Lorenzo ci sorride nel frattempo. Beh, sì, perché sta schiattando dalle risate, perché giustamente mi conosce. Lo sa pure lui. Abbiamo condiviso l'appartamento quando andiamo lì, siamo, cioè, morti da ridere. Non vi dico che cosa succede quando andiamo a mangiare il sushi. Vabbè, sono quelle cose che tu non puoi raccontare perché perdi di dignità professionale. Ognuno di noi ha questi segreti. Ne parlavamo l'altra volta. Il nostro programma è nato, l'abbiamo partorito in un pub. Cioè, tra una birra e l'altra abbiamo pensato di dar su questo programma. No, vabbè, perdiamo la dignità quando mangiamo il sushi. Cioè, mangiamo a oltranza. Cioè, c'è un, quella un roba... ristorante lì a Sanremo. Cioè, mangiavo di tutto. Un 24, un 32, un 47x4, un 59. Di tutto. All you can eat. Lorenzo, torna a Sanremo, ti prego. Ecco, allora, visto che abbiamo aperto questa parentesi di Sanremo. Sì. Che cazzo vai a fare a Sanremo? Scusi. Allora, no, vado durante la settimana del festival, faccio la corrispondente per alcune emittenti radiofoniche, televisive, e faccio le interviste, seguo le conferenze stampa, sono in sala stampa. Quindi tu ti godi la diretta di Sanremo dalla sala stampa? Sì. La famosa sala stampa di Sanremo? Sì. Che è un onore, tra l'altro. È un cavolaccio di onore, sì, no? Anche perché si condivide con dei seri professionisti. Sono tutti professionisti della radio italiana, di grandi e piccole emittenti, perché noi siamo nella sala stampa Lucio Dalla, ecco, che è dedicata alle radio e alle TV. Quindi tutti i colleghi di tutta Italia ci troviamo lì. Bello, però. E poi c'è la sala stampa della carta stampata e gli esteri, che sono invece nel roof del teatro Ariston. Sì. È una cosa pazzesca. Io, sì, quando capita che ci sono dei collegamenti nella sala stampa, vedo tutta sta gente, sì, abbottonata ai computer. Infatti abbiamo la faccia, cioè, del computer. Cioè, siamo così. Passare delle ore lì, poi, perché si entra presto e si esce tardi da quel, sì, bunker. Sì, vi posso raccontare che l'ultimo festival ci hanno appioppato tipo 8 conferenze il mercoledì, cioè proprio in mezzo alla settimana. Dalle 10 di mattina stavamo così. Perché arrivano poi le 12:30, c'è sempre la conferenza, quella ufficiale dei conduttori, del direttore artistico, e quindi c'era sempre Claudio Baglioni con i due conduttori e raccontavano appunto quello che era successo, gli ascolti, bla bla bla, e dura un'ora e mezza, quindi già la...
così dobbiamo mangiare, cioè, tipo, dobbiamo mangiare, ho tipo, fame. Tipo Fantozzi alla corazzata Cotionchi. Sì, più o meno, arriviamo a quei livelli. Poi, alle, mi raccomando, alle 14.45 arriva il prossimo ospite. Allora tu dici, ok, sono le 14, dove posso andare? Castro. In casa da qualche parte. Sushi. Per rubare le merendine agli amici. Poi ci organizziamo, sai, queste cose con quelli che vengono da Gaeta, che portano le olive e l'olio. Oh. Noi portiamo il pane, i biscotti. Cioè, l'ultima serata del festival ci mettiamo l'abito da sera, andiamo in sala stampa vestiti fighi, perché ci facciamo proprio la cosa del festival. Poi, devo dire che la Rai riserva, fa delle selezioni, fa delle estrazioni casuali e dà la possibilità ai colleghi di poter andare proprio a vedere il festival all'Ariston, e io ho avuto questa possibilità 4 anni fa. Ho visto dal vivo il festival. Un'altra botta dei cuori. No, dico. Ad estrazione, scusa. Ed è il giusto, diciamo, riconoscimento a chi, appunto, per una settimana intera si dedica in questa maniera così profonda a dare comunicazione su quello che è l'evento musicale, certo, più importante della musica italiana. E quindi loro ci danno queste cose. Quindi, Mamma Rai. Mamma Rai. E Mamma Rai mi sta dando grande soddisfazione. Diciamo anche che per il canone sta ben pagato. Me l'hanno rimborsato 2 o 3 volte, cioè, quest'anno. Senti, io, mi viene una domanda adesso da un paio d'anni. Ma Baglioni? Sì. È di plastica. Dimmi la verità. No, no. Ma magari un fillerino se l'è fatto, però. No, è di plastica. Strada facendo, magari. Sì, un fillerino se l'è fatto. Dicevamo appunto che Mamma Rai ti ha rimborsato invece il canone, diciamolo in modo ironico. Sì, perché Cinzia, adesso svegliamo l'altra faccia di Cinzia. Ha un CAF e quindi ha richiesto il rimborso. No, perché il mio lavoro attuale, appunto, come attrice, e sono stata inserita grazie alla Blue Video di Matera, Lia Trivisani e Gio Coretti. Io non smetterò mai di ringraziarli, perché sono veramente al mio fianco sempre, cioè mi hanno sempre sostenuta, questo è importante. Credono molto in me, io credo molto nella loro professionalità. Mi hanno proposto regista di Imma Tataranni, sostituto procuratore. E infatti poi sono stata selezionata per essere una delle amiche del liceo di Imma Tataranni. E quindi domenica scorsa abbiamo girato una scena della rimpatriata dei liceali. Domani chissà che cosa accadrà. Non spoileriamo. No, non lo dico. Quello che posso dirti è che appena ti ho vista in televisione hai fatto si è spaventata. Appena ti ho visto, boh, Cinzia. E quella la conosco. Ma io la conosco. Ma la classica cosa che si fa quando si vede qualcuno in televisione. Ma io quello lo conosco. E ho fatto una foto al televisore, l'ho mandata a loro, ho detto: ragazzi, su Rai 1, l'ospite di sabato, facciamo bella figura. Dai. Grazie. E poi a marzo ritorno sempre su Rai 1 nel serie Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale. Ecco. E ho anche lì un piccolo ruolo, la vicina di casa di Irene Maiorino, che interpreta Filomena. Io sono Vincenza, siamo 2 napoletane, viviamo a Napoli, perché la storia è sul romanzo di Maurizio De Giovanni, Il commissario Ricciardi. Grande Alessandro Dalatri, regista di Bastardi Pizzo Falcone, cioè io è un sogno che sto vivendo. Ringrazio Azzurra Martino, che tra l'altro è anche nel cast di Imma Tataranni, sì, che è una grande artista, una grande attrice, una grande casting director ed è una persona altamente professionale. Veramente io, è giusto dirlo. Va bene, questo il nostro regista ci butta un tassativo. Ce lo butta qua. Ce lo butta qua. Ascoltiamo il prossimo brano che ha scelto Cinzia per noi. E ne parliamo tra poco. Vi dico il titolo: Fame. Quando sei triste, ecco, quando c'è il momento triste. No, io ricordo la mia infanzia, dico: beh. Allora, mo mettiti là e fai gli esercizi, se no, mo la deve avere.
Fame, saranno famosi, no? Si può dire così, saranno famosi, Fame. Sì, sì, sì. E siamo famosi, noi siamo famosi. Sì, sì, famosissimi. Sì. Mia madre dice che sono famoso a casa. Cinzia, questa è una tua scelta, ti rappresenta sì. in maniera total... Sì, tutta devo dire artisticamente, che no? mi rappresenta all'ennesima potenza, perché innanzitutto, vabbè, questa è sempre la solita cosa, adolescenza, televisione poca, certo, eccetera. Certo. E questa serie, che si chiamava appunto Fame, saranno famosi in italiano, rappresentava il mio sogno, cioè la volontà e la voglia di affermarmi nel mondo dello spettacolo. E quindi credo che la mia volontà, all'epoca io facevo solo danza, quindi non avrei mai immaginato poi di fare tutto il percorso cinema, teatro, radio, tutto quello che è venuto fuori nel corso degli anni. E quindi fondamentalmente io seguivo questa trasmissione televisiva perché ero affascinata dai vari personaggi, e in particolar modo da uno che era questo ragazzo timido, quindicenne, Bruno Martelli, no? Questo ragazzino timido che è italo-americano, si chiama Lee Curreri. Sapete quelle cose che uno dice magari un giorno. Tipo i Duran prima, no? E 2 anni fa ho avuto la possibilità di fare un viaggio a Los Angeles e per non so perché, grazie a Facebook, perché questo bisogna dirlo, grazie a internet, qualche anno prima eravamo entrati in connessione con Lee Curreri, che tra l'altro lui parla benissimo italiano perché è di origini siciliane. Poi ho scoperto che, essendo stato adottato, anche metà famiglia lucana, quindi mamma di mia. Tutto di più. Un basto. Sì, proprio una cosa. Un basto. Un pasticcio, un pasticcio. E quindi questo personaggio che io pensavo fosse intoccabile, no? Perché mi era successo di girare il film Jesus VR, la produzione quella internazionale, la virtual reality, e in cui mi avevano selezionata come il ruolo della Madonna, cioè la mamma di Gesù. Ho visto la Madonna. Abbiamo qui la Madonna, la Madonna. In questa produzione internazionale, sapete, queste con l'Oculus, quindi sono andata a Universal Studios, ho visto delle cose pazzesche. Così da niente, no, e ho detto no, vabbè, adesso vado a Los Angeles, devo incontrare Lee Curreri, per forza. E sì, dai, messaggino, ciao Lee, sai, io sarò a Los Angeles questo giorno, non mi rispondeva, ho detto vabbè, ciao, buonanotte. E invece a un certo punto mi scrive, fa: oh sì, Cinzia, che bello, dai, vieni. Come vieni? Vieni a casa. Come? Sì. A casa sua. E siamo andati a mangiare la pizza. Beh. C'era lui, la moglie, e c'ero io con questo mio amico di Los Angeles che mi ha invitato, mi ha ospitata. E io sono andata a mangiare la pizza con Lee Curreri e sua moglie, che tra l'altro è una giornalista famosissima della CNN. Ma cioè, ragazzi, io sono arrivata lì e ho detto sì, buonasera. però la Mara diceva ieri, Mara in X Factor verso un cantante, diceva: tu sei uno di quelli che mi dà fastidio. Quando una cosa mi dà fastidio vuol dire che funziona. Mi state fastidio, Cinzia. Comincia la festa. No, la cosa più bella, sapete qual è stata? Che nella sua dolcezza, la sua bellezza, siccome era un successo che suo figlio piccolo aveva la febbre, ci disse con molta naturalezza: guardate, dall'altra parte della strada è casa nostra, e siccome il ragazzo non sta tanto bene, che dite, venite a casa, così mia moglie può stare un po' col ragazzo, se ha bisogno, tachipirina, medicina. E noi siamo nel mio studio, cioè ragazzi, sono entrate nello studio di registrazione di Bruno Martelli alias Lee Curreri. Volevo morire. No. Sembrava la casa della famiglia Bradford. Vedi, cioè, sei presente quelle case fantastiche? Beautiful, stai parlando? No, quelle la famiglia Bradford, capito? Le villette. Ah, quella roba americana. Sì. Cioè, che tu parcheggi la macchina davanti, poi entri, attraversi la casa, dall'altra parte c'è, sai, lo studio. Cioè, io ho vissuto veramente un momento di grazia e non me ne volevo andare. L'estasi di Santa Teresa. L'estasi della Madonna, perché capito? La Madonna. E poi ho conosciuto il musicista che ha composto le musiche per Jesus VR. Ah, vabbè. E quindi per me è stato... Però vedi che piano piano, wow, i sogni si realizzano e non c'è età. Bisogna volerlo. Volere e potere. Tra c'è chi conosce il nuovo vicino di casa e chi conosce tutto questo popolo di roba. No, ma ragazzi, se la vi. Ragazzi, bisogna avere degli obiettivi. Io lo dico perché faccio un corso di teatro abbastanza particolare e si ispira molto al metodo Chabak, che è un metodo che adesso è venuto fuori così alla ribalta, però
però è un metodo che va a lavorare molto sulla spiritualità e sulla consapevolezza di se stessi. Una specie di yoga del teatro. Sì, ma è qualcosa di più. Di più profondo. Motivante. Quindi... Chi è? È finito il momento e ne parleremo fra 5 minuti. Gli ho rubato già il lavoro. A posto. Sciamani, pubblicità. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, lo show di Radio Futura, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel Wild DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Tokyo Hotel con Automatic. Radio Futura, bentornati in compagnia di Cinzia Clemente, Scat e Angel White, dall'altra parte del vetro, come si usa dire. Un'ottima compagnia oggi quella di Cinzia, un grande bagaglio, stiamo acquisendo grandi informazioni. Cinzia, vogliamo ricordare il tuo indirizzo social per chi ti volesse contattare e raggiungerti? Allora, su Facebook diciamo il mio indirizzo personale è Cinzia Clemente. Sì, cioè, basta trovarti in questa però maniera. Però siccome ho quasi 5.000 amici, ho la pagina, quindi Cinzia Clemente Page. Perfetto. La stessa cosa su Instagram. Su Instagram. Quindi lì possiamo raggiungerti e entrare in contatto con te. Volevo legarmi un attimino nella piccola parentesi alla canzone di Fame che abbiamo ascoltato qualche passaggio fa, e proprio in riferimento a questa canzone
Tu hai creato, perché non sei un egoista, è vero? E ti piace. Egoista! Ti piace. Com'è la canzone quest'anno di Rama? Arrogante. Però s'arrogante. S'arrogante. Super arrogante. Mo' t'aggiustiamo. C'era il profumo, c'era lo spot del profumo. Egoista. Ah, ma è vero, me la ricordo. Cinzia ha avuto. Hai visto che sei vecchio? Vabbè. Sei proprio vecchio. Avete finito? Hai creato questa accademia, è vero? Sì. O mi sto sbagliando? No, non mi sto sbagliando. Sì. Hai creato questa accademia per condividere il tuo sapere. Sì. E insegnare, nonché dare qualche consiglio utile anche a chi vuole entrare nel mondo dello spettacolo. Allora, 16 anni fa io sono tornata da Napoli per insomma delle situazioni mie familiari, perché mia mamma non è stata bene, era morto mio padre, insomma, certo. Tu che mi conosci sai bene la situazione familiare. Sì. E quindi certe volte ci sono dei bivi nella vita in cui bisogna scegliere da che parte stare, ovvio. Se la carriera, eccetera. Allora, siccome io avevo già studiato al Teatro Totò di Napoli, avevo fatto l'accademia lì, quindi comunque la mia formazione professionale era già partita anche nei teatri con... avevo fatto già degli spettacoli, quindi cinema, eccetera. Dissi fra me e me: vabbè, io adesso torno ad Altamura e devo stare vicino a mia madre, principalmente. Certo. Che faccio? Io questo so fare. Quindi, quindi questo faccio. E quindi mi metto a insegnare quello che so, no? E danza, che è una cosa bellissima. E danza, teatro e no, canto no, perché canto sì, però. Con io l'ausilio. Canto, però non ho avuto dei maestri che hanno insegnato e ho iniziato questo percorso. L'ho chiamata Obiettivo Successo. E ecco perché mi sono collegato a Fame, no? Non so neanche perché mi è venuto sto cavolo di nome, perché di solito si chiama Arts Management. Queste cose. What's American Boys? Infatti molti mi dicono: ma mi sembra quasi Obiettivo Successo, mi sembra più una cosa di una promozione, una telepromozione, sì, va. Qualcosa del genere. Invece io dico no, perché se ci sono riuscita io, ecco, ci può riuscire chiunque. Questo è quello, seguendo dei percorsi di autostima. Certo. Fondamentalmente è quello. Quindi nasce Obiettivo Successo, è un'accademia, sì, che tuttora continua, sì, sì, adesso ad operare sul territorio. Sono 3 anni che ho iniziato anche dei percorsi a Copertino, vicino Lecce. Poi c'è un altro gruppo a San Giorgio Ionico. Uh-huh. E adesso sta nascendo un altro gruppo a Castellaneta Marina. Figo. E mi hanno chiesto anche Carbonara vicino Bari. Poi, vabbè, insomma, comunque giro. A Barletta sarò il 20 di ottobre, quindi comunque insegno, faccio... Avremo tanti piccoli Cinzia Clemente. Ma io me lo auguro. Ci sono delle piccole realtà che sono state, diciamo, che sono venute fuori dalla mia scuola, che comunque hanno fatto un loro percorso professionale. Alcuni li ho ritrovati nei musical nazionali ed è stato un grandissimo onore. Altri che insegnano danza o che insegnano altre attività. Quindi comunque tutti quelli che sono stati comunque in relazione con me in un certo senso per un po' di tempo sono riusciti poi a fare delle cose. Le mie allieve, quelle più vicine, che sono diventate anche le mie assistenti, che sono, certo, Michela Cicirelli e Marianna Maiullari, che io saluto perché insomma sono veramente grandiose, sono sempre al mio fianco, hanno anche ottenuto dei piccoli ruoli. Bello. Per esempio Michela ha interpretato un'amica di Elisa Claps in un film dove, di Paolo Sassanelli, quindi Paolo Sassanelli interpreta, c'è anche questa cosa su Elisa Claps che dovrebbe uscire. E anche un piccolo ruolo nel commissario Ricciardi. Quindi sono allievi che poi crescono e poi si fanno la strada, a fare un percorso. Quindi possiamo dire che prendono una infarinatura per quello che una può bella essere. Una bella, bella. Direi bella, sì. Sì, poi c'è Lea Cordella, che è una ragazza di 17 anni che ha debuttato nel cinema. Nel film, quello con le musiche di Battisti. Ecco, vedi. Dobbiamo andare alla scuola. Andrea Basile, che adesso va a fare il modello a Milano. Che potremmo fare i modelli, per esempio. Nel film Mollami. Sì, modelli in che senso? Un modello da evitare, probabilmente.
Quindi tante belle occasioni, tante belle esperienze. Questo è Cinzia Clemente, ragazzi. Io ho avuto il piacere di farvela conoscere. Spero che gli ascoltatori a casa abbiano avuto lo stesso, insomma. Spero che ci siano riscontri dopo questa intervista. Ma guarda, io prendo tutto quello che arriva come... cioè, dobbiamo fare una chiacchierata, vengo a fare una chiacchierata, quindi l'ho fatta con molta semplicità, molta naturalezza, senza pensare al dopo, che certo ci sarà, se fa pubblicità, non fa pubblicità, perché io penso fondamentalmente che se ci si incontra c'è sempre un motivo per cui ci si incontra, e quindi poi è il karma, sta niente da fare. Se tu fai del male ti torna indietro, quindi fai sempre il bene e sai che prima allora, o poi ti ritorna. Questo lo rubo al buon Lorenzo, perché questo commento mi piace. Questo lo rubo Lorenzo, Cinzia e la Pippo Baudo della Puglia. Quello l'ho scoperto io. L'ho inventato io. Chicco l'ho inventato io. Allora, a questo devo dare atto, perché la maggior parte degli insegnamenti di come si conduce un programma radiofonico, di come si sta al pubblico, le ho acquisite proprio da Cinzia. Perché è sempre colpa mia. Guardando lei che registrava, io ero dove c'è adesso Angel White, ero io una volta e spingevo i bottoni. E quando lei registrava era un piacere, perché dovete sapere che quando ci sono i turni di registrazione degli speaker nelle agenzie pubblicitarie, nelle agenzie di registrazioni, non tutti gli speaker ce la fanno alla prima. Buona la prima. Mamma mia, cosa hai detto adesso? Adesso che cosa succederà? Che tutti quelli che mi vogliono far fare gli spot diranno: eh no, ma ti fai pagare assai, perché tu li fai e allora li fai pagare quanto quelli che li farò 20 volte. Ho detto una cosa. No, scherzo, no, vabbè. Scherzo. Poi c'è il post produzione. Tanto ormai. Ah, vabbè, io ho fatto la coach anche a dei colleghi che certo, tu sai. Certo, insomma, certo. Ho seguito no, per la però lezione. Devo dare atto che un po' la maggior parte delle cose che conosco di conduzione sono dovute a Cinzia Clemente. Hai visto? Sono la zia di tutti questi ragazzi. Infatti noi per amicizia ci siamo sempre chiamati zia. Cioè io l'ho sempre chiamata zia, quindi... Si può dire che ho fatto il doppiaggio? Come no? Ma perché continuare secondo, questa Macari? Secondo voi Macari, potevo Macari escludere Cinzia dalle... Io, sai cos'è Cinzia? Che loro non lo sanno... Cioè, in pubblico non l'ho mai detto. Che cos'è che non hai detto? Che faccio parte di quella combricola che abbiamo tirato su anni fa. E che adesso qualcuno sulla scia di quella roba continua a fare tanta roba. Sono molto contenta, infatti. A noi fa piacere, perché abbiamo creato qualcosa che all'epoca non poteva esistere e che tuttora oggi qualcuno prenda spunto da quella bucì. Lo copio lo però dico. Il problema è che non riescono a fare quello che abbiamo fatto noi. Esatto. In realtà, cioè proprio perché alla fine noi siamo stati comunque, ci siamo divertiti tantissimo a farla quella. Però roba. Siccome solo noi due sappiamo di cosa stiamo parlando, lo spieghiamo. Lo devo dire per forza. Angelo, mi dai un minuto? Io ho un sogno. Hai un sogno. Con questa voce, con questa bella voce, Cinzia. Come... L'utente da lei desiderato è momentaneamente occupato. No, mi piacerebbe che mi leggessi il fogliettino illustrativo del Malox. E ho preso uno a caso, perché sinceramente in testa avevo un altro farmaco. Oxanax. No. Posso fare l'altro farmaco? La devo fare proprio da speaker quella. No, vabbè, andiamo di soldato di posologia. Ok. Posologia. Ti prego. Tira giù la base, va. Posologia. Malox 3,65% più 3,25% sospensione orale. Posologia. Ingerire da 2 a 4 cucchiaini 4 volte al giorno, 20-60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi. Modo di somministrazione. Agitare bene prima dell'uso. Può essere preso anche in acqua o latte. Che bello! La pausa mi è piaciuta! Che bello!
Poi dopo ci stava Admin Rick. Admin Rick. Tenere lontano da portare i bambini. Era velocissimo. A quello sta sbraitando dall'altra parte. No, no, io volevo ringraziare Cinzia. Io sono stato sanamente di poche parole, perché preferisco che l'ospite parli, si racconti, ci faccia scoprire tutto il suo bagaglio, tutta la sua persona. Questa è una cosa che io adoro, quindi io ti ringrazio per questa bella, bella puntata. È stata una bella puntata, noi ce lo diciamo dopo. O ci siamo divertiti, o oggi è stata una cagata. Oggi io mi sono divertito e quindi okay, ti ringrazio per la tua presenza. Grazie, grazie Cinzia, grazie. Quando vuoi, la nostra piccola Radio Futura è aperta. Tu puoi entrare anche senza bussare. Vi posso leggere tutti i bugiardini che volete. Oppure le segreterie telefoniche. Allora, ci lasciamo con l'ultima proposta di Cinzia, che è una bellissima canzone. Sì, vi bacio, vi ringrazio per avermi ospitata qui. La canzone che ovviamente ascoltiamo adesso fa parte di quella che è stata la mia seconda città, il mio secondo cuore, ovvero Napoli. E grazie Chicco, grazie a tutti. Grazie, grazie a te, grazie, Cinzia. Grazie Angelo, grazie. Ci vediamo sabato prossimo. Chicco Voice, Angel White, Scott, We Believe in Music. Way! Stai lontano da sto cuore, a te volo col pensiero, niente voglia, niente spera, che te ne metta sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, come so sicuro e te. Io prima e l'urdo ma sarai per me. Quanta notte non ti vedo, non ti senti in dasti bracci, vasi che sta faccia non ti stringe forte in braccio a me. Ma scetana ma sto suona, ma fai chiagnare per te. Oi vita, oi vita mia, oi cora e chi sto cuore, sei stato prima amore, io prima e l'urdo ma sarai per me. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, lo show di Radio Futura, in diretta con Chicco, Scott e la regia di Angel Wild DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica.